Sì, calma. Sì, non c'è problema. Bella, Fla, tra poco.
the smoke in my lungs, you got me feeling so numb. Oh, all I felt was you. I was out of my mind, you were killing me inside. Yeah, I know the truth. I know that I think of you, I'm losing sleep. I don't know what it is you do. The moment that you walked into my life, I started to fall head to toe for you. Now I just can't get over all the games we played. I lose myself in your views. You split my heart in two. Oh, eccoci qua ragazzi, benvenuti in live. Oggi siamo qua in compagnia con l'International Champion Giuliao. Ciao Giulio. Ciao Giulio, ciao Giulio. Grazie per essere venuto oggi come ospite d'onore del canale, va? Allora ragazzi, ditemi se sentite bene Giuliao. Grande. Mamma mia, no, oddio, no, Jude, no, Jude. Jude è contentissimo che caccia queste 5 sub. Mamma mia, è impazzito Jude. Mappa, grazie no, mille Jude. Questo non lo devi fare. Axe Master. Allora ragazzi, oggi Giulio qua ospite ci farà il team report del suo famigerato Luna Donna. Lunadon famelico con il quale Giulio ha fatto una tripletta ai regionali di quest'anno, dopo che, come ben sapete, il circuito è stato riaperto, il circuito ufficiale torneistico, non immediatamente ma dopo, diciamo, l'apertura dei vari lockdown causa Covid. È ripartito, se non ricordo male, a marzo con Liverpool, sì, con i regionali di Liverpool. Tu non mi ricordo se c'eri a Liverpool. Tu c'eri a Liverpool, Giulio? Non mi ricordo. Ah, ok. Quindi tu ti sei fatto quelli dopo. Dopo Liverpool, che c'era stato. Che non mi ricordo. C'era stato, tu ne, mi ricordo che ne hai fatti tre. Ne hai toppati tre perché hai fatto tipo 600 PCP in tre tornei, una cosa del genere più o meno. O già avevi dei CP prima del lockdown totale del 2019, non mi ricordo. Ah, non sentite, aspetta, fermi tutti, ok. Vai Giulio, parla, non sentite, tutti sentivano. Ok. Allora, risaluto tutti, ecco. Sì. No, dicevo, prima del lockdown avevo tipo 36 o 46, una roba del genere, e la stagione l'ho chiusa a 636. Ok, aspetta, quindi ne avevi prima? 36 o 46. Ok. Adesso dovessi... Ok, ora lo sentite Giuliao. Sì, mi sono dimenticato di riattivare l'audio che andava in streaming di Giulio. Ok. God. E ne hai fatti quanti durante con questi tre regionali? Tre regionali più la top 64 di Francoforte. Ah, giusto, c'era Francoforte di mezzo, vero. Esatto, ne ho fatti 590 o 600. Insomma, anche perché per farne 600 con tre regionali devi vincere tre regionali. Esatto, devi vincere tutti e tre, sì, che è un po' un casino. Sì, è un po' un macello. Allora, tu quindi il primo evento che hai fatto è stato Francoforte? Esatto, il mio primo major è stato Francoforte. Beh, non male come primo major. Esatto. Esatto. Che comunque non è andato malaccio, insomma, cioè, top 64, però vabbè, penso che si poteva far meglio. Poi c'è stato Lille. Però a Francoforte eri iniziato bene il torneo, mi ricordo.
È iniziato bene, non so se ti ricordi, ma sul 6-1 eravamo anche seduti vicini. Sì, 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 mi ricordo. Tu stavi contro, oddio, uno spagnolo, non mi ricordo. Contro Torviv. Ah, contro Torviv. Te contro Javier Valdés, tipo... Ah, io però stavo 7-0 allora, stavo contro Javier Valdés. Io ero il primo dei 6-1 allora, sì, sì. Allora sì, no, sì, contro Torviv, beh, un po' scuracchiato, però vabbè, ci sta, dai. Però lì stavi 6-1, poi è finita 6. L'ultimo round che hai preso? All'ultimo round, purtroppo, ho preso Banfox, che giocava Iveldon. Ah, c'aveva Iveldon. Esatto, solo che al tempo, praticamente la prima versione del team non aveva ancora Charizard, avevo Gastrodon. Ah, e quindi dici, esatto, vero, contro Iveldon è meglio Charizard, mi sa... Contro Iveltal è molto meglio Charizard, perché cioè, da quando ho messo Charizard non ho mai più perso nemmeno un game da Iveltal. Proprio com'era il mondiale? Ivelogre, godo. Ivelogre, sì, io speravo di beccare Ivelogre con lui, penso a te. Cioè, mamma mia, che schifo Iveltal. Però vabbè, contro quella prima versione era molto difficile, era molto difficile. Jude chiede se ti ricordi il suo visiere antisabbia Iveltal. Me lo ricordo purtroppo. Ma quando vi siete affrontati tu e Jude? Ci siamo affrontati a tornei online. Okay. Però l'ultima volta comunque ho vinto io. Ah, ok. Contro i Vettel, il visiere antisabbia. Ok. Giude, qua dobbiamo rispondere in inglese. Cioè, dobbiamo rispondere in inglese a Giude. Giulio, facciamo una combo e te in inglese. Maestro, in due non ne facciamo uno, mi sa. È impossibile parlare in inglese. No, ti schifo. Odio l'inglese. Poi dopo essere stato a Londra, guarda. No, sì. Quindi la prima versione che tu hai fatto è quella di Francoforte, ok. Esatto. Dice che sculli con Sleep Powder, ha detto Jude. 100% accuracy di Sleep Powder. La risposta a tutto, campione internazionale. Allora, la prima versione che tu hai fatto è questa qua di Francoforte, dove c'è Gastrodon, che ora andiamo a vedere nel dettaglio. Ma l'idea, esatto, di iniziare a giocare Lunadon, come ti è venuta? Cioè, perché tu hai voluto iniziare a giocare Lunadon? Esatto, allora ti racconto un po' la storia di sto team. Allora, okay. Praticamente, cioè, sembra una cosa detta così, però è vero. Cioè, ti ricordi se c'era l'ICI online, quella di aprile, tra l'altro, che poi ero anche a Roma quei giorni, siamo anche beccati. Ah, Pasqua, dici? Esatto. La famosa CD di Manuel che per i parrici. Che l'abbiamo giocato in 2 ore, 15. Vabbè. Sì. No, fatto sta che praticamente avevo... Allora, quella volta era... Tipo avevo ancora 36 CP, avevo ancora, diciamo, non avevo nemmeno progettato. Io ero lì che ho detto, sì, vabbè, io cerco, spero di qualificarmi al mondiale, così... La gara online, ho detto, vabbè, c'è l'internazionale, me la gioco... Cioè, voglio sbuildare un team nuovo, no? Ok, sì. Allora, il primo discorso è, tipo, che in quel momento, dopo che c'era stato, diciamo, Rinia-san, che aveva, tipo, spaccato un po' tutti i regionali, no? Anche l'internazionale. Cioè, l'internazionale poi ha anche vinto. Ma aveva già fatto bene a Liverpool, ai tornei online, vinceva tutto. Ho detto, io, Diokan, voglio un Pokémon... Che non sia Eleki, magari, no? Sì. Perché sennò, cioè, Eleki comunque è uno che scoppia poi, no? Un Pokémon che Diokan sta piccolo e ti shoppa Charizard. Non voglio Eleki perché Eleki è un Pokémon che scoppia e Diokan. Grande. Esatto, poi sai che i miei devono avere, tutti i miei Pokémon devono avere almeno 180 HP, perché sennò... Esatto. Ecco. E allora ho detto, cazzo, io voglio un cazzo di Pokémon che scoppia Charizard rimanendo piccolo, quindi che non mi fa sprecare la Dynamax per fare il trade, perché lui tra l'altro poi mi mette anche i dot. E ho detto, tio caro, Lunala è parameter beam, no? Ok. Lunala fino a quel momento tipo non se l'era cagato nessuno, perché c'era il discorso Kalido, perdere a Kalido è un casino con Kalido, no? Cioè, sì, nel senso, perché dovrei giocare Lunala quando posso giocare Kalido? Io ho detto, banalmente, solo per shottare Charizard, Diokan, gli fai Meteor Beam e Diokan lo scoppi, no? O comunque, sì, anche se ti protegge, cioè, intanto Diokan deve proteggerti, deve stare fermo un turno e tu ti trovi comunque con Lunala full vita a +1. Quindi va sempre bene, no? Fare quella cosa.
Allora ho detto, non ironicamente, ho detto un Pokémon che a colori sta bene con Lunala. Ed è ovviamente era Groudon. Okay. A colori. No, guarda i colori di Lunala e Groudon e dimmi che insieme non stanno bene. Oddio, uno è rosso, l'altro, cioè, l'altro un po', cioè, non lo so, Giulio. No, cioè, a me piacciono un botto. Cioè, Saxenus ci sta bene con Lunala a livello di colorazione. Dici, secondo me è un po' ridondante, Groudon è un po' più vivace come colore. Dici, magari Groudon shiny. Esatto. C'è un po' di Diokan in questo report, ma sì, va bene ragazzi, va bene. Esatto. No, sì. E allora, ovviamente, cioè questo era per, cioè, tra virgolette per memoria, neanche troppo, però nel senso, tipo nel 2019 non giocavo, forse l'avevo detto, però comunque seguivo un po', no? Certo. Ti avevo visto all'internazionale che avevi vinto a te e tutto. E appunto, cioè Lunadon comunque è sempre stata una coppiata abbastanza, insomma, vincente, perché sì. Ecco, appunto il terzo Pokémon che subito ho pensato di inserire subito dopo questi due, appunto, è stato Porygon 2, perché tutto il problema, diciamo, che all'inizio si pensava fosse il problema, o comunque il dire perché devo giocare Lunala, quanto posso giocare Porygon 2 sta bene contro Kaido comunque, cioè. Infatti, il primo Pokémon che ho messo è stato appunto Porygon 2 nel team, no? Perché ho detto, vabbè, è fortissimo contro Kaido. In generale, insomma, con i Pokémon che lo boostano, cioè, scomba sempre con tipo i Pokémon che ti fanno Max Quake, Max Steel Spike, no? Perché, cioè, comunque, quando tipo non sai che cazzo fare contro team storti, strani, te li butti lì Porygon, li butti lì un Pokémon che ti fa Max Quake o Steel Spike, e a volte vinci anche solo con Porygon. Comunque, perché Groudon ha anche la Steel Spike, giusto? Esatto, ce l'ho messa, ho ottenuto la Steel Spike, comunque ho preferito dargli la Heavy Slam al posto di Shadow Claw per due motivi. Uno, perché tipo se Grimmsnarl non mette riflesso lo shotti, o comunque se non butta un Intimidate, quindi c'è, cioè, comunque li minacci di shottarlo. Okay, e quindi devi costringerlo. Esatto, anche con Heavy Slam proprio. Ah, proprio con Heavy Slam e basta? Sì, pure con Heavy Slam e basta. Senza Reflect, senza Intimidate, a più zero, così scoppia. E per quello, infatti, comunque va bene, nel senso, perché cioè lo costringi o a buttare un Intimidate o a fare riflesso, perché sennò scoppia. E quindi questa è una cosa molto forte. E poi, comunque, l'ho preferita Shadow Claw anche perché, appunto, mettendo Porygon nel team, non diventa solo una risposta Kaido, ma anche contro gli altri Lunala, no? Quindi anche nel Mirror dico, vabbè, mi conviene, è molto più utile per me, anche contro altri Lunadon, boostarmi la difesa, in modo che tanto Porygon Lunala non lo tocca. Se faccio una Steel Spike, Groudon senza Sword Dance è impossibile che mi ammazzi, certo. A meno che tipo non mi critta due spade di fila. Certo, e, sì. E quindi ho fatto questo ragionamento dietro a Porygon e Groudon con la Steel Spike, appunto. Poi Incineroar ce l'ho messo. Un team costruito comunque con idee difensive. Esatto, con idee difensive, nel senso, io aspetto, mi metto lì e una specie di catenaccio all'italiana, no? Poi fai il contropiede, no? Infatti, quella è proprio l'idea di base. Poi ci ho messo Incineroar perché, vabbè, serve l'Intimidate. Vabbè, Incineroar è un Pokémon che sta bene o male sempre bene in qualsiasi team. Esatto, è lì, fa banalmente l'insino. Poi con Porygon 2 è sempre stato forte, perché comunque fare tipo Fake Out Trick Room è sempre stato forte, contro magari gli Hyper Offensive, tutte queste cose qua, in generale andava bene. Ecco, poi ci ho messo appunto Venusaur, vabbè, nel senso, per andare a formare banalmente la Core Sun, quindi okay, nel senso avere una risposta Kyogre, avere una risposta... tipo ad altri Gastrodon, cioè in generale, insomma, tipo però tu figli, vedo che giochi tutto. C'hai Sludge Bomb su, non so, invece di Power, c'è stato motivi in particolare. Esattamente, io la prima cosa che ho pensato quando ho fatto questa comp, diciamo, quando non c'era ancora Gastro, quando c'erano ancora i primi 5 nel team, no? C'era un periodo, specialmente appunto in quell'IC online famoso di aprile, che è stata la prima dove ha cominciato a girare Lunadon, che l'ho fatto girare, perché c'era una cosa molto molto figa che avevo visto, ovvero che contro i team con Kalia e Spalkia, no? Che comunque
Il matchup è abbastanza buono di base, però praticamente tu facendo max use, cioè se tu fai tipo Lunala Venus, perché è una lead molto comune del team, okay, perché banalmente perché uno c'è la Sash e l'altro c'è lo Shield, quindi sono due Pokémon che non, cioè matematicamente è praticamente impossibile che te li uccidano entrambi in un turno, sì, e comunque sono Pokémon che fanno danni, nel senso uno ti mette i dot e ti dà una maxa, oppure ti fa anche Sleep Powder. Quell'altro comunque ti può fare Meteor Beam, magari prendere una kill. E comunque l'avversario, se tu lì di Venusaur Lunala, non sa mai cosa puoi fare con Venusaur turno 1. Perché cioè, esatto, con Venusaur turno 1, con Venusaur Lunala, cioè, appunto, puoi sia tirare Sleep Powder che volendo fare max use o mettere i dot, quindi puoi maxare in generale, o tirare Sleep Powder per fare magari Trick Room con Lunala. Non mi ricordo se avevi Trick Room su Lunala. Sì, ho Trick Room e White Guard. Cioè, lo gioco senza Protect, senza... Cioè, White Guard, Trick Room, secondo me, sono le mosse migliori in questo team da dare a Lunala. Qui, appunto, la veleno è una delle prime cose a cui ho pensato. Primo perché, diciamo, per le mosse terra, nel senso... La mossa terra su Venusaur, secondo me, principalmente la usi per fare danni a Incineroar o a Zacian. Ma comunque per Zacian c'è la Max Flare che è Weather Ball, con Groudon stesso, Incineroar con il sole, in quel momento c'era pure anche, appunto, anche Gastrodon, che poi comunque è diventato Charizard, quindi non è che cambia tanto. E quindi ho detto, le risposte per fare danni a Zacian ce le ho. Per Incineroar ho Groudon, Gastrodon, il mio Incineroar comunque che comunque va a gestire se te lo giochi meglio, e Lunala che tira Meteor Beam, le ho detto le risposte ce le ho. La veleno è stata una bella call, perché praticamente ti permette di, tipo contro Palkia piccolo, no? Tipo sì. Di solito contro di me, almeno tutte le prime volte, tutti quanti si li davano Incineroar Palkia, no? Incineroar Palkia. Esatto, ti fanno fake out su Venusaur, no? Per evitare Sleep Powder, così dicono, tanto no, così lui non mi ammazza, no? Beh, considerando pure che tu avendo il Ghost, quindi Lunala, più il Venusaur che Dynamax, fake out non te lo prendi su nessuno dei due in lead. Esatto, però perché magari tutti sono sempre abituati a vedere una Max Quake, oppure la Vine Lash. Dopo invece facendo Max Use, fai il danno, comunque tiri una mossa da 90, stabata, su Palkia fai quel tot danno, e Lunala il Meteor Beam lo tira a più 2 e ti shotta, diciamo... Adesso c'è qualche Palkia che lo regge. Perché lo giro già, adesso lo giocano molti, lo giocano, ho visto anche Baccone, Bulky, sì. Esatto, tipo Polchua lo giocava, mi sembra, Baccona con 252 HP e 68 più in difesa speciale per reggere sta cosa, tipo anche con la natura proprio, no? Sì. Però nel senso ai tempi non si sapeva, e comunque è una cosa, Dio, ha scritto Yuri, ha detto ragazzi questo è ufficiale, Yuri ha scritto Dio due campioni internazionali. No, Yuri, se lo dice Yuri, ragazzi, ufficiale da parte di Yuri, ok. Riconosciuto da Yuri come campione internazionale, quale onore. E quindi cioè comunque con Max Use, cioè i Palkia standard in teoria dovrebbero andare giù da Max Use più Meteor Beam. Esatto, andavano, cioè fino a prima del mondiale praticamente tutti quanti i Palkia andavano giù. Tutti andavano giù perché ti tiri la Meteor Beam a più 2 e poi ti trovi lì con lui che non ha messo Trick Room e con te che hai Venusaur a più 1 e Lunala a più 2 e praticamente tutto quello che entra in campo poi muore da questi due, cioè vinci con la lead proprio. Sì, se Palkia rimane piccola a fare Trick Room. Nel caso Palkia invece da Dynamax? Se Dynamax, allora comunque... Perché magari dice, fa che cazzo ne so, tipo fa fake out con Incineroar e Max Whirlwind, che ne so, per ammazzarti, provarti ad ammazzare Venusaur, dopo su Venusaur. Il fatto è che... Grazie Matt per la sub, benvenuto. Punto esclamativo Telegram, Matt, no, per entrare nel gruppo. Allora, diciamo che è una condizione che mi va sempre bene, nel senso che lui comunque, cioè, tra virgolette, si prende turno 1 sulla Dynamax più di metà vita di danno. E se non ha la flare, se non ha la flare non mi ammazza Venusaur. Ok. E comunque per cioè se vuole ammazzare proprio uno dei due in quel turno deve stare lì o a fare Trotchop o Flare Blitz, comunque rischiandosi il Meteor Beam su Incineroar, che se Incineroar muore praticamente lui non ha risolto un cazzo, non ha messo Trick Room. E io comunque ho i Pokémon, uno che ha più 2 e uno che ha più 1. No, certo, l'avversario potrebbe pure avere paura di Meteor Beam su Incineroar, tra l'altro, e quindi magari switcharlo, Infatti di solito ci fanno, cioè è difficile che maxino, perché se poi maxano e non riescono a mettere Trick Room, si trovano Lunala che tira la stab a più 2 e che quindi praticamente entra Kali Ice, muore, e anche tipo Palkia, cioè Palkia
si prende un da, cioè da tipo da Vine Lash, qualche gigante se col danno di uso da Vine Lash più Mungus B muore poi a no, quel punto, no? E quindi insomma sì, questo ha migliorato un botto il matchup contro sti diciamo HTR moderni con qualche Akali Ice, a discapito di una Quake che però alla fine non mi sarebbe mai tornata realmente utile in tutti i tornei che ho fatto. Ho sempre detto meno male che ho messo la veleno. No, no, ma ci sta la Uzz, ci sta un botto per fare questa combo con Uzz più Meteor Beam o Mungus Beam subito. Esatto. Sì, sì, ci sta un botto, ci sta. Esatto. Poi lo vedo che Venusaur è max speed, vabbè, sarà per l'età e con gli altri Venusaur con Weather Ball per essere sempre più veloci degli altri Venusaur e tirare Weather Ball, immagino prima. Sì, almeno. O essere mal che vada in Tai. Invece per la spread di Lunala mi racconti un po' sta spread qua, perché lo vedo bello offensivo 252 più, però vedo pure un po' di bulk, non so ci stanno un po' di speed, non so ci stanno calcoli in particolare sulle speed, sugli HP. Allora, adesso ti spiego, perché allora un'altra, appunto questa cosa di Venus a Lunala, allora io l'ho fatto 252 più perché praticamente avere il roll migliore possibile di ammazzare Incineroar, sì. quando praticamente, perché alcuni come all'inizio, ma, cioè alcuni lo fanno anche adesso magari pensando di, ma specialmente all'inizio quando non si conoscevano ancora bene le flowchart contro magari contro questo team, spesso ti le davano Grimmsnarl Inci anche, no? contro Venu non, okay. Magari con Inci Safety Goggles, no? E ti facevano light screen convinti appunto di reggere Meteor Beam, no? Ok. Praticamente con il 252 più cioè alcuni Incineroar lo posso reggere, però diciamo questa serie almeno la maggior parte, sta grande maggioranza di Incineroar che ho visto, erano quasi tutti con la difesa, diciamo la natura in difesa fisica per reggere magari Zacian a più 1, no? Sì, certo, sì. Ecco, come per esempio è anche il mio. E quindi praticamente la gente dice, vabbè, io metto l'ice cream così reggo. Ovviamente è 252 più perché il max use, cioè il fatto di andare a più 2 non è come tirare il danno a più 1, no? Sotto l'ice, sì. Cioè più 2 sotto l'ice cream non è come tirarlo più 1, sì, no? Sì, 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 sì. E quindi praticamente volevo avere il miglior roll possibile su qualsiasi Incineroar di, cioè sono praticamente sempre morti quando sì. Ho fatto sta cosa, ecco, quindi volevo avere il maggior roll possibile anche su un Incineroar magari che è un po' più investito magari per, a caso, oppure pensando di reggere sta cosa, ecco, perché magari non si aspettavano la max use, no? Ah, quindi anche se ti fanno Incy Grim, tu fai max da Maxi Venusaur e fai, cominci a fare max use e Meteor Beam game 1, diciamo i primi tornei ho sempre fatto così, perché in teoria appunto dovrebbero farti light screen, in teoria. Esatto, infatti a game 1 me l'hanno sempre fatto, o comunque, dato che i Grimmsnarl che girano in questa serie sono quasi tutti con la lagging tail, cioè comunque il max use ti parte comunque prima, di anche se ti trickano. Magari becchi quella, però con la Iron Ball potrebbe essere un po' più complicato. Il problema è che se ti fanno trick Iron Ball, cioè nel senso, o te lo fanno su Venu o te lo fanno su Nala. Se te lo fanno su Nala, però in realtà comunque, se te lo fanno su Venu, Meteor Beam comunque shotta comunque Incineroar. Se te lo fanno su Venusaur. Esatto, quindi me ne sbatto abbastanza. Se invece te lo fanno su Lunala è un po' più complicata la situazione, perché ti rimane Lunala bloccata esatto. A caricare Meteor Beam. Esatto, il fatto è che comunque tipo nei team questa lead me la facevano principalmente quelli con Rini e Sun, no? E quindi praticamente mi andava sempre bene perché se io se lui fa questa cosa, no? mi tricca Lunala, io il Meteor Beam me lo metto a caricare. Vado comunque a più uno con Venusaur, lui mi fa parting shot perché non è che ha altre mosse migliori da fare, perché sennò comunque non mi shotta nessuno. E se non fa parting shot banalmente rimane lì con Ichi a morire il turno dopo. E lì praticamente in quella slot non può entrare con Charizard il turno dopo, perché facevano sempre Grim Inci con dietro Charizard Groudon. Se entra con Charizard sta lì comunque in un range di Meteor Beam, io ho ancora lo shield intatto in tutto questo. Se resta lì con Inci muore, minaccio la kill su Incineroar il turno dopo, e se entra con Groudon si trova davanti Venusaur gigante a più 1. Quindi di base mi è capitato forse una volta che me l'abbiamo fatto, ma mi è sempre, cioè, ho vinto lo stesso, mi è sempre andato bene, insomma. È un play che andava bene. Questo in un game, e più tipo game 1 contro questi team, ho sempre fatto così e di solito quasi sempre vinto, insomma. Sempre portato a casa. Esatto. La speed di Lunala. Ecco, questa è perché un dito in culo assoluto per questo team, specialmente all'inizio, perché le flowchart come
su tante cose come non le sapevano gli altri, comunque non le sapevo bene neanche io, perché finché non ci fai un torneo poi... non ce l'avevo manco io. perché comunque era era proprio un archetipo nuovo. Sì, quindi, sì, tu comunque me la stai raccontando vista dal punto di Francoforte, dell'inizio. Esatto. E una roba che ho saputo dopo, diciamo, mi sono accorto che soffrire veramente tanto, tipo Inchisesh, no? Okay. Inchisesh, ecco, che a volte appunto i giapponesi, specialmente che lo giocano Max Speed, e quindi Secondo me lo so preso Inchisesh, una partita che pensavo di aver vinto turno 1, a una C online, quando ho giocato il tuo team, alle C online, ho preso Meluka, il coreano, c'aveva Azza, mi pare che c'è Azza, sia Kyogre. E mi ha fatto una lead del tipo Kyogre Incineroar. E io ho ridato Luna alla Venusaur. Ho detto, faccio un Wild Lash su Kyogre, che se rimane piccolo gli faccio un macello di danni e gli metto anche il dot e Meteor Beam su Incineroar. E ho detto, vedo che lui rimane quei Pokémon in campo, parte Wild Lash e dico, vinto. Cioè, ho detto, questo, se non mi sto Meteor Beam, ho vinto. Cioè, come non può vincere. Ebbene, è partito sto Meteor Beam, è partito sta cazzo... E Kyogre era V, quindi ha retto bene Wild Lash. È partito sto cazzo di Meteor Beam, e quello se era Sash, quindi ha retto. Mi ha cominciato a fare tipo parting shot o cose, mi pare parting shot, e Kyogre mi ha fatto Icy Wind, quindi mi ha fatto Icy Wind con Kyogre, mi ha rotto la Sash a Venu, mi ha rotto lo shield a Lunala, ho detto bene, ho perso adesso. Ho perso, quella partita stava persa, perché pure mi è entrato con la Dynamax, che mi pare che era, non mi ricordo chi era, forse c'era Tornado sulle Forb, mi è entrato con Tornado sulle Forb, mi ha maxato Tornado sulle Forb, lei è stato un po' un macello, con il drop di Icy Wind, sì. E infatti appunto Incisash, poi mi sono accorto, scoperto, insomma, essere un'armatura di palle. Quindi non è che lo risolvi avendo Lunala, Lunala a 124, perché Incimax Speed arriva a 123. Ecco, e quindi non è che lo risolvi proprio, devi comunque giocarci attorno, però nel senso, già essere più veloce di base, se magari riesci a non perdere la Sash con i dot, con qualcosa, magari te lo tieni per il late game, se poi sei più veloce, insomma... Certo, sì, gli puoi comunque tirare il Bungus Beam, se sta il Sash lo ammazzi. Esatto, quindi quello, diciamo, la speed è fatta apposta per questo, e poi quello che avanzava l'ho messo negli HP più possibile, 4-4 nelle difese, così, ma più negli HP, perché comunque all'inizio lo maxavo molto spesso, non ha neanche. King Crimson mi chiede in chat, qual è il tuo plan contro Incitundu? Contro Incitundu, allora, dipende, perché ci sono gli Incitundu, quelli magari in Zacian Kyogre, oppure ci sono tipo gli Incitundu che magari hanno tipo Zacian Calido. Allora, contro i team, diciamo, che hanno Zacian Calido, di solito... allora, all'inizio ho lidato, per un po' ho lidato Lunala Venusaur, lo stesso, perché facevo praticamente Sleep Powder su Tundu e Meteor Beam tutto su Tundu, perché ho detto, vabbè, se lui mi fa tipo Airstream tra Chop mi ammazza Lunala, però gli va a dormire Tundu, ma anche se non gli va a dormire comunque gli entro con Groudon dopo e un'altra possibilità di fare Sleep Powder, cioè Groudon da maxare, cioè posso fare comunque tante cose. Infatti spesso ho comunque vinto contro sta cosa, anche se magari mi stavo Sleep Powder turno 1. Non era comunque troppo male. Secondo, cioè, se metti che mi ammazza, mi fa Fake Out Airstream tutto su Venusaur, Tundurus Life Orb crepa dopo raccogli Life Orb da Meteor Beam di Lunala. No, sì, anche perché è Meodos 252. A meno che non sia il Tundurus, non cioè tipo con l'Assault Vest. Esatto, però se è quello Assault Vest, in realtà, una volta che lo so, posso anche fare giocate diverse, perché so che non mi fa troppi danni. Posso gli dargli anche tranquillamente tipo posso gli dargli anche Lunala Incineroar e fargli Fake Out Meteor, cioè fargli Fake Out Trick Room anche o Fake Out Meteor Beam, perché tanto anche se mi va più uno comunque non fa un cazzo, cioè fa schifo. Devi stare solo alla Darkness a più uno, perché con la V probabilmente la Darkness, sì, la Darkness a più uno può rompere le palle, però a parte che ne ho beccati veramente pochi Assault Vest. Mo girano molti di più senza l'Assault Vest. Non ho neanche beccati. Però comunque a quel punto, cioè, puoi anche addirittura rischiarti di maxare Venu, perché comunque non ti manda nemmeno la Sash con le Airstream. Cioè, non so, fa un po' schifo in generale. fa un po' schifo Tundus.
Anzi, addirittura nella prima versione con Gastro, quando ti fanno in Citundu, quando avevo Gastro, ancora li davo più Gastro, specialmente quelli che avevano Zacian Chiocri dietro. Ti metti lì e gli fai, e cominci a fare il Yon, lui non protegge, non fa un cazzo, non ti fa danni perché ha Salt Vest, poi va a dormire e lo stalli molto tranquillamente. Poi gli fai mettere bimbo, torna piccolo. Anche quello è una cosa. Parliamo di Gastro, perché all'inizio tu hai messo. Hai messo Gastro in questo team. Con Icy Wind, tra l'altro. Esatto. Perché tu all'inizio hai messo Gastro, non è poi perché l'hai fiondato? Allora, io all'inizio ho messo Gastro perché io avevo paura, cioè, comunque Chiovre è comunque, cioè, è tipo sempre stato un team difficile da affrontare. Okay. Chiovre in generale, Chiovre e Zacian, così. Gastro contro quei team faceva molto bene, molto bene. Infatti, tipo, il matchup contro Kyogre e Zacian con Gastro era tipo, cioè, da dio, nel senso è quasi difficile perdere con Groudon, Gastro, comunque con Inchi che ti intimidisce, anche con Venusaur stesso, puoi anche non portare Lunala alcune volte addirittura. E il problema di Gastro è appunto questo, è quello che proprio mi ha fatto incazzare e riflettere. È di dire, ok, non posso perdere da un Pokémon di merda come Veltal. Il fatto è che veramente contro i Veltal è un macello. Cioè, contro i Veltal, no. Cioè, l'unica risposta che ho è andare in Trick Room, aspettare che lui torni piccolo e fargli Yon, oppure Meteor Beam su quando torna piccolo, appunto. Oppure tirargli Sleep Powder con Venusaur, provare a tirargli Sleep Powder subito. Esatto, cioè, è una cosa che si può anche fare, cioè, che si può fare, che però, nel senso, se ti va male, se ti dice male, è un casino, cioè, perdi turno 1, no? E quindi sì, è un disastro. E quindi, cioè, Gastro, infatti, mi ha aiutato tanto, magari nei matchup contro Chiovre. Però, poi, diciamo, dopo Francoforte, che avevo perso appunto il Win and In per il Day 2 contro Banfox, ho detto, cioè, che non posso rischiarmi di beccare i Veltal ogni... Cioè, non posso vivere, fare un torneo con la paura di ogni round di non poter beccare un cazzo di Pokémon di... Perché alla fine è una merda, cioè, è una merda i Veltal. Sì, 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 cioè, però diciamo che questa team comp lo soffre abbastanza perché non c'ha... Esatto. Cioè, più che altro non c'ha tanti danni, a parte Meteor Beam di Lunala, ma comunque Lunala contro i Veltal che si prende 4 per da Snarl, per dirti. Esatto, sì, non ha danni immediati e devi fare control per forza, cioè non hai cose, diciamo, cioè poi è un po' il mio playstyle anche questo, per carità, però comunque almeno una cosa che ti minaccia danni immediati, secondo me, bisogna averla, anche se giochi difensivo, come magari tipo, per esempio, nel team di Serie 7 anche era molto difensivo, no? Quello sì. Tipo come... Però tipo, ok, Entei Grimmsnarl, cioè Entei Metagross, se uno... Cioè, se uno non ti lidda per, diciamo, per limitarlo, ci perdi il lead, per dire, no? E qua invece l'errore, tra virgolette, che ho fatto è di, appunto, essere troppo passivo. Cioè, mettendo Gastro, non appunto. No, solo sì, che sì. Avevo tantissima paura di quei team con Zacian Chiogre, che però poi, diciamo, avendo dopo Francoforte conosciuto meglio il team, visto un paio di cose... Ho visto che comunque ci si vinceva anche senza Gastro. Cioè, giocando bene, insomma. Ma quindi tu hai levato subito Gastro dopo Francoforte? Subito dopo Francoforte ho levato Gastro, sì. Sì. Affanculo. Ho detto affanculo, vacca del cazzo. Ho detto non posso permettere. Quindi, allora, quella è la versione dopo Francoforte. Cioè, questo qua è la versione sia dei regionali che del mondiale, o ci sono delle differenze tra i regionali e il mondiale? No, questa è la versione dei regionali, adesso ti dico l'unica differenza qual è stata. Ok. Allora, perché ho aumentato leggermente la speed di Lunala. Ok, che è 227. Esatto, primo perché appunto dopo Francoforte hanno iniziato a girare i Lunadon, perché era un team nuovo, ma dopo sì. Francoforte hanno iniziato a girare, no? E tu vedi Lunala un pochino più veloce. Esatto, e quindi ho detto, gli aumento un po' la speed, perché sicuramente anche tanti altri faranno il mio stesso ragionamento di metterlo sopra Inchi, sopra Inchi 6, no? E quindi ho detto, gli do qualche punticino in più, anche perché mi andava bene, perché così col 127... Anche perché dopo Francoforte, Lunadon ha toppato a Francoforte, ci mi ricordo che c'era in Lunadon a Francoforte, oltre sì, al tuo, c'era. Sì, c'era quello di Casti che ha toppato lui, che però, non so, cioè... Eravamo tipo solo io, lui e un altro a giocare. Eravamo tipo in tre che giocavamo a Francoforte. Cioè, non c'era quasi nessuno che lo giocava.
La versione di Casti però aveva tipo Tapu Fini al posto di Porygon e Tundurus al posto di Gastro barra Charizard. Ok, c'era la versione con Tundurus. Su Tundurus mi ricordo che l'avevi provato. Sì, l'avevo provato al posto di Charizard, di Gastro, prima di metterci Charizard, in realtà anche dopo. Però alla fine ho detto, cioè fa troppo schifo Tundurus, Charizard è troppo più forte. Ma è troppo schifo Tundurus. Quindi questa speed in più l'hai levata dagli HP, l'hai messa per, e serve giusto a speed creepare altri Lunala. Esatto, speed creepare altri Lunala, e poi ho visto mi è tornato comodo qualche volta, non molto spesso perché in questa serie gli Inci si sono giocati abbastanza veloci, però tipo se uno tipo Inci quelli standard magari a 84 di speed, tipo se ti fanno airstream tu due Inci ti fanno airstream e Inci non ha almeno 85 di speed non ti superano. No, certo. E quindi cioè, sono cose che mi vanno bene poi insieme anche. Ecco, quindi diciamo sì, la ragione comunque principale è quella di dire speed creep o altri Lunala che faranno lo stesso ragionamento per chi vuole giocarlo a bulky. Poi magari sono uscite altre versioni con i Lunala max speed, tutte quelle cose lì che boh, a me fa un po' cagare. Però sì. però di base uscite anche versioni con Lunala con ipnosi. Esatto, che io non so come si fa a giocare quella roba lì, però vabbè. Ma tu ti sei sempre trovato bene con Trick Room e White Guard come mosso Lunala? Sì, allora a me il doppio, cioè doppio Trick Room Setter piace un botto, cioè avere Trick Room sia su Lunala che su Porygon. Primo perché hai la possibilità contro, cioè di andare in Trick Room contro più tipi di team diversi, perché magari ci sono dei matchup in cui Lunala è difficile farlo mettere Trick Room, perché magari ti serve che faccia White Guard. Ci sono altri matchup dove magari Porygon non lo porti, perché magari c'è tipo sia Zaccia, anche Urshifu nel team, cose strane, e quindi non lo porti. E quindi quello diciamo mi è sempre piaciuta come opzione. Certo. In più Trick Room è stata molto forte, anche in previsione, cioè l'ho lasciata anche in previsione di aver tolto Gastro, perché spesso i team, quelli magari con Zacian Kyogre, anche quelli standard, cioè standard o meno standard, Zacian Kyogre in generale, li affronto mettendo Trick Room nel late game. Cioè magari tipo lidando con Venusaur, facendo Sleep Powder barra Dynamaxando, in base a quello che serve in quella situazione, e poi mettendo Trick Room in late game, quando magari lui c'ha già tutti i Pokémon che sono mezzi morti e quindi posso anche permettermi di prendermi un Intimidate su Groudon e mettermi a tirare spade in late game in Trick Room. Infatti è stata molto utile, cioè nel senso cioè l'ho premuta un sacco di volte e non mi sono mai pentito di averla messa Trick Room. No, ma sono tutte mosse utili, come può essere magari anche Protect volendo, però magari cioè, tu c'hai le tue motivazioni, perché ho visto che al mondiale quelli con White Guard erano molto calati, cioè ho visto che molti giocavano Lunala senza White Guard al mondiale. Il fatto è che il team, cioè se ci metti cioè il team quello che giocavano al mondiale, che è quello con, è praticamente uguale ma con Grimmsnarl al posto di Porygon. Esatto, loro gli serve più Protect perché magari invece, cioè gli basta proteggersi solo Lunala perché poi fanno Trick con Grimmsnarl. Io questa cosa, cioè non ho questa possibilità tra virgolette, e quindi spesso ho bisogno di fare White Guard tipo davanti a Kyogre in late game per proteggere, o anche in early game per proteggere il compagno, no? O contro Astral Barrage, cose per proteggere il compagno, perché spesso appunto sì, quelli con Grimmsnarl trickano, e quindi poi diciamo quello che trickano gli levano la Sash, lo fanno di attaccare per ultimo, quindi se ne sbattono il cazzo poi di fare White Guard, proteggere dai danni ad area. Certo. E tu dopo tutto questi torneo parleremo anche dei regionali, perché ora regionali ci arriviamo. Dopo tutti questi tornei che hai fatto, dopo anche il mondiale, visto che molti hanno giocato un team molto simile al tuo, cioè per esempio vedi quello di Ugarte o altri che avevano comunque questi stessi 5 ma con Grimmsnarl, ti senti di dire che Grimmsnarl era meglio di Porygon, cioè per come giochi te, o comunque andava anche se tu dovessi rigiocare riusciresti Porygon? Io se dovessi rigiocarei con Porygon, okay. Sinceramente, perché allora nel senso non è, cioè, che non sto dicendo, non sto dicendo che la tua è una scelta sbagliata, sto dicendo, cioè vedendo che molti giocano il tuo stesso team ma con una versione diversa,
per come giochi te, magari se ti trovi, se, se potevi trovarti meglio con Grimmsnarl o ti saresti comunque trovato meglio con Porygon? Io mi sono trovato comunque bene con Porygon. Cioè, ti dico, anche il mondiale non è andato benissimo, però in realtà è, cioè, non è la colpa del team, è per come, un po' perché ho giocato io non bene come al solito, secondo me. Cioè, sotto, molto sotto le mie possibilità. E è un po' perché, vabbè, c'è un paio di game sfortunati. No, e... vabbè, ma io non è che sto dando la colpa al team che non c'è Grimmsnarl, c'è Porygon. No, non è questo. Che intendevo. Era semplicemente tu, vedendo che c'erano altre persone che giocavano una versione molto simile alla tua, ma con Grimmsnarl, se magari potevi trovartici meglio con Grimmsnarl o preferivi comunque Porygon, giusto questo qua. Sì, no, io sempre, cioè, comunque preferisco Porygon in generale. Sì. La motivazione principale è che tipo i team con Grimmsnarl che non c'hanno, tra l'altro i team con Grimmsnarl non hanno né Wild Guard e non hanno appunto un altro Tricune Setter. E il problema di quei team qual è? Che tipo se ti trovi i team, tipo il team di Robertino Parente, tipo sì, con che c'ha tipo Indidi, Calido, Chiogre, sì, vieni tipo scopato malissimo da quella roba lì. Perché Grimmsnarl non lo puoi usare perché c'è Indeed, cioè non puoi fare trick. Esatto, perché il campo psico ti annienta se non riesci, diciamo, a contenere i danni o andare in trick room, perché contro quel team devi vincere, vai in trick room, ma difficilmente ce la fai, no, contro quei team lì. Infatti, appunto, durante, diciamo, anche gli eventi che abbiamo fatto insieme anche a Francoforte stessa, mi ricordo c'era Robertino che appunto era che mi sperava di no, io ero che speravo di beccarmi, lui che sperava, pregava per non beccarmi, no? Sì, ecco, sì. Magari invece contro la versione con Grimmsnarl, cosa vuoi? Gli metti di Indidi Calido e cominci a fare LP, cioè follow me, astral bar, tutte le cose. No, oh, certo. Quello è vero, sì. Porygon comunque, cioè, in alcuni, pur io nel mio team Porygon non lo porto troppe volte, però ci sono alcuni matchup o alcune partite che nel corso della best of 3 entra, cioè, nel senso, magari due game non lo porti, però uno dei tre game lo porti e il suo lo fa sempre. Comunque non dico Pokémon, che magari io spesso, cioè, non lo porto spesso, però questo parlando del mio team, però nel corso delle best of 3 o comunque in alcuni matchup può salvare la baracca, ecco. Sì, anche perché un Pokémon poi è difficile da rimuovere fuori con due, quindi è un Pokémon che l'avversario deve sempre comunque concentrarci degli attacchi sopra per non cominciarsi a prendere trick room magari di impulse e cose varie. Anche perché di solito, cioè specialmente in questo formato adesso, no, tipo serie 12, la gente per quando vede Porygon dice, pensa, vabbè, ho Zacian, però poi si trova davanti Groudon, Incineroar, Venusaur, Charizard. No, certo, sì. Quindi, nel senso, la gente non è che ha troppe risposte a Porygon in generale. Cioè, le risposte di solito sono Zacian, che, boh, negli Zacian Kyogre ci può stare, perché, ok, io ho Sun, ma te c'hai Kyogre. Ma tipo negli Zacian con Calido, negli Zacian con altri Uber a caso, Porygon è fortissimo. No, sì, ma infatti lo portavo anche io contro Zacian, Calido, Porygon, perché comunque... Alla fine, se riesci a rimuovere Zacian, poi Porygon non te lo toccano più, è quello il discorso. Infatti vince da solo. Esatto. Quindi quello casa. Esatto. Incineroar, lo vedo comunque bull. Cioè, c'è un po' di speed questo Incineroar, aspetta che lo metto a 50, che vedo un attimo i numeri, così c'ho il quadro, ecco, della situazione. Perché lo giocavi così, Incineroar? Cioè, allora, è un po' misto. Esatto, allora, questo vince speed di Gonzales, nel senso che... vabbè, la spread è diciamo la solita, che regge Zacian a più uno Sacred Sword, forse è il 6.3% di un hit, ma insomma, sti cazzi. E la speed è così alta perché, allora, nella prima versione, quella che abbiamo visto prima con Gastro, inizierà a 84 di speed, perché ho voluto investirlo di più in difesa speciale, poi per alcuni danni che adesso nemmeno ricordo in realtà. Poi giocandoci ho visto che praticamente quella bulk in difesa speciale non mi era praticamente mai tornata utile. Okay. Anche perché tra Groudon che fa Max Quake e Porygon che fa Impulse, cioè, i modi, diciamo, per gestire gli attacchi speciali degli avversari ce li ho sempre, no? E quindi ho detto, non mi serve. Non mi serve, e in generale mi è molto comodo, specialmente avendo Lunala,
fare fake out prima di altri Incineroar, no? Certo. E anche Trotsop per non farli uscire, non fargli fare parting shot, magari davanti a Groudon non fargli fare parting shot, magari se sono Shuka. E quindi praticamente al primo regionale a Lille, adesso tu qua lo vedi a 98, al primo regionale a Lille io l'ho messo a 92. No? Che era per tipo gli Among Us Max Speed, quelle cose là. Tipo. Esatto, Among Us Max Speed, magari Inci che supera Among Us Max Speed è 91, io l'ho messo a 92, che era sì. Una speed abbastanza, mi sembrava, anche testando in ladder comunque superavo gran parte, cioè quasi tutti praticamente insieme li superavo. Sì, sì. Ecco, poi cosa è successo? Durante il torneo di Lille, appunto in finale, non so se avevi visto. Ah, mi sa che sto coso supera Shedinja, mi sa. Non mi ricordo Shedinja quanto arriva adesso. No, sai che non mi ricordo io. No, forse non lo so. No, prova a vedere. Aspetta, sì, vado a vedere. Allora, vediamo un attimo al volo sul calcolatore. Metto Shedinja al volo. Mi sa che. Perché Shedinja è tipo. 92, sì, è 92. Quindi, no, in realtà ci stava in Tai. Mi sa che a lui ce l'avevi in Tai, ce l'avevi. Esatto, però il fatto è che io non l'avevo nemmeno considerato in realtà Shedinja, perché contro di me non lo portano mai, perché c'ho due Pokémon che mettono i DOT, Porygon, Incineroar e non ha le Groudon che lo toccano comunque, cioè ho tutti i Pokémon che lo toccano praticamente, e quindi contro di me non lo portano mai, però 92 mi sembrava una speed buona, stando in ladder così l'ho aumentato un po' alla volta finché non ho iniziato a superare tutti gli altri Incineroar, e quindi mi sembrava una speed buona. Poi a Lille, primo regionale che ho fatto, ho fatto 6-1 o 7-1 in Swiss, non mi ricordo quanti round erano, e sono arrivato fino in finale e ho perso da Ari, Tomagra. Sì, sì, sì. Ecco, uno dei motivi per cui ho perso è appunto che lui aveva il Switch, era ancora più veloce del mio. Sì, sai quant'era? Sì, lo so quant'era, infatti adesso ci arrivo, però cioè, l'ho scoperto dopo. Ecco, e quello per me è stato un bel problema, specialmente perché ho visto che il team girava bene, infatti anche durante l'IL ho beccato un sacco di team diversi, e io tra l'altro l'unica sconfitta in Swiss era sempre contro Ari. Ci hai perso due volte, ok. Quindi diciamo, quel matchup lì era l'unico, anche perché era la prima volta che affrontavo il francese, so che aveva fatto bene anche a Liverpool, però non girava ancora così tanto, comunque non era giocato così bene, secondo me, rispetto a dopo Francoforte, e a Francoforte non avevo avuto la possibilità di affrontarlo giocato da lui o da Red Silver. Ok. E quindi ho visto Ciao, che Digio. Se avessi, cioè l'unica cosa che ho pensato, bella Digio, è che se avessi avuto Inci più veloce, avrei avuto un matchup molto migliore. Perché tipo, poterli fare, se tipo utilizzano Incitor e Tundurus, poter fare fake out al suo Tundurus e il suo Inci che non ti può fare fake out, è una cosa che ti dà un sacco di vantaggio, certo, no? Certo, sì, sì. In lead. Infatti appunto la lead contro di lui era fare Inci Lunala. Solo che appunto avendo lui Inci più veloce, mi costringeva a togliere Lunala. Perché se no mi prendevo Airy Impulse, lui mi stava fake out Airy Impulse, però lui, cioè, a quel punto poteva giostrarsela entrando con Kyogre in Predict oppure facendo parting shot. Sì, era un po' una situazione ambigua che non volevo rischiarmi. Ecco, e quindi per il torneo successivo, che tra l'altro era la settimana dopo Brema, l'ho fatto a 90. È vero che tu mi sa che avevi... Lei prenotati tutti e due assieme, lei prenotati questi tornei, va. Esatto, quando eravamo insieme a Francoforte. Sì. Cazzo. Ecco. Sì, bello, sì. Io ti ho detto, vieni a Roma, e tu mi dici, ma devo andare a Lille, settimana dopo devo andare a Brema, lì. Ma che te ne frega, Giulio, vieni anche a Roma, va, sono spicci. C'avevo il CP da fare. Il problema erano i soldi, poi. Non era il tempo, perché c'avevo da fare quello, Brema, poi anche Milano. E quindi tutto un macello. Ecco, comunque, sì, per la settimana successiva, appunto, essendo molto confident in generale per gli altri matchup, perché ho beccato veramente di tutto durante l'IL, ho beccato un Yveltal con Palkia, ho beccato Zacianogre Standard e ho vinto, ho beccato Calido Groudon e ho vinto, ho beccato Calido Zacian con Indeedee Charizard, che tra l'altro adesso si vedeva un po' di più, ma quella volta c'era sto tizio che era l'unico che lo giocava.
e ovviamente ho vinto. Contro Ari ho perso anche in Swiss. Contro il nemico, il famoso nemico che si Tundukali Zachan, ho vinto. Poi Jonas Figel, Calido Chiogre, che ho vinto. E comunque sì, praticamente ho beccato un fracco di tutti i matchup diversi e praticamente li ho vinti tutti, no? Ma anche bene, anche giocando bene. Infatti ero mega, mega confident. L'unico matchup che mi puzzava un po' era quello. Allora ho detto, vabbè, io aumento ancora un po' la speed di Inci, no? Sì. Ho detto, lo faccio a 95. Ho fatto due ragionamenti sulla speed che poteva avere coso di Inci di Ari e di Red Silver. Secondo me era tipo 93-94, non era tanto più veloce del mio. Okay. No? Perché vedendo i danni anche che gli facevo, cioè comunque non è che non aveva bulk, no? Sì, e sì, quindi ho detto, cazzo, non può essere tanto più veloce. Allora ho detto, lo faccio a 95. Ok. E a 95 praticamente cosa è successo? A Brema, al Win Endino, ho beccato Red Silver. Oddio. Ed eravamo in tie con il Sinnoh. Oddio. Quindi loro lo giocavano a 95, lo giocavano. E tu l'hai scoperto dopo, l'hai scoperto al torneo dopo. L'ho scoperto a Brema perché praticamente game 1 gli faccio fake out, parte prima il mio. Cioè, nel senso, anche l'intimidate, no? Ho visto che ero più veloce, ho detto, beh, vinto turno 1, no? Sì. Cazzo, game 2, entriamo in campo e parte prima la sua intimidate. Ah, cazzo. Ho detto, Dio, che ancora siamo in tie, Dio povero. E allora infatti game 2 aveva vinto lui e poi game 3 avevo cambiato lead, gli avevo fatto qualche hard predict o proprio robe infatti da me non se l'aspettava, perché di solito io gioco sempre abbastanza lineare, no? Infatti quando faccio il pazzo da me non se l'aspetta mai nessuno e quella volta su 1000 che lo faccio poi mi entrano. E infatti appunto avevo vinto al Win and Win, ho detto, Dio povero, però siamo in tie, cazzo, se metti che lo ribecco una volta dopo, perché se mi avevano detto che venivano sia lui che Ari a Milano. Ah, ok. Allora, urgeva aumentare la speed di questo Incinero ancora di più. Esatto, allora poi a Brema per finire ho perso in top 4 contro Maurizio Tag, che poi ha vinto. E okay. Anche lì sono andato un po' nel pallone perché di solito tipo i team con Zachan Kyogre li affronto a danno in trick room in late game, se sono diciamo più veloci di me in Kyogre, del mio Groudon, oppure in fuori trick room se vedo magari tipo come il vostro, quello del team con Moltres che magari è più lento del mio, allora magari anche in late game non mi serve andare in trick room, cerco di restare sempre fuori. E praticamente contro Maurizio Tag Dio Kang avevamo in tie anche i Groudon col mio Kyogre. Ah, veramente? Infatti tipo a game 1 ho perso perché lui è partito, ha vinto tutte le tie, a game 1 è partito sempre prima e ho detto vabbè è più veloce. A game 2 è Dio Kang, vado in trick room e parte prima di nuovo. No, mio povero. Cioè non è possibile. Poi che forse potevo ancora vincere lo stesso, solo che sono andato un po' nel pallone perché ho detto Dio che siamo in tie, devo giocarmi le tie. E allora ho fatto anche delle cose un po' sbagliate forse, quindi ho perso, ma ci stava quella sconfitta. Dai, comunque top 4 andava bene. Comunque hai fatto un secondo posto a Lille e una top 4 a Brema la settimana dopo. Cioè, peccato che non è arrivata la vittoria, però so comunque c'è. Due risultati importanti fatti di fila, due regionali comunque europei. Esatto, sì, infatti sono contento anche perché ho beccato tipo anche un sacco di gente forte in generale. Cioè anche gli stessi Ari e Silver comunque erano avversari di tutto rispetto. In generale sono contento insomma di come sono andati e anche del team, insomma sono molto orgoglioso del team, ecco. Quindi praticamente la speed a 95 ho detto che okay, non basta. Ho fatto praticamente un calcolo di un roll su Inci che era tipo Max Geyser di Kyogre AV su Sottosole, che tipo il massimo del roll che volevo avere di poterlo di reggerlo, che era tipo 18.8% mi pare di shottarmi. Dice che Giulio che ha giocato sano non è più Giulio. Ma dice questo formato è così, cioè cosa ci devi fare? Cioè è un formato dove è un formato, il formato è così.
E quindi praticamente sì, tutto quello che potevo togliere per avere questo roll massimo, diciamo, raggiungibile da reggere quella roba lì, l'ho messo tutto in velocità, quindi ho aumentato ancora questi 3 punti. E tra l'altro poi a Milano ho ribeccato Red Silver. Mamma mia, cioè questa cosa con i francesi è bella, bella lunga questo scontro, Giulio. Esatto. Però a Lille l'ho perso, a Brema ho vinto e a Milano ho vinto di nuovo, perché appunto il mio inch era più veloce e quindi il matchup migliora. Però loro l'hanno lasciato uguale, oppure magari l'hanno aumentato ma non quanto il tuo. Forse l'hanno aumentato un po' di meno, forse l'hanno lasciato addirittura uguale. Però comunque sicuramente era sotto 98, perché a meno che non ho vinto tipo 40 tie di fila, ma non mi sembra. Però, però cioè, tu comunque sto Incineroar, se l'hai guadagnato l'essere più veloce questo Incineroar, a forza di... Sì. A forza di beccarli, sì, per forza. Ecco, quindi questa è la storia di questo Incineroar. Di questo Incineroar con questa speed qua, è causa dei francesi. È stata metà della speed. Venusaur mi sa che è rimasto identico, non è mai cambiato. Sì, Venusaur. Sì, Venusaur diciamo è sempre... Ecco, Charizard che è la new entry al posto di Gastrodon, con la Lamberry, tu l'hai provato solo Lamberry o immagino l'hai provato anche, non so, altri strumenti tipo Orb, Charti, cose allora, del genere? L'ho provato Orb, l'ho provato solo Orb e Lamberry, okay. In realtà perché in testa mia erano quelli più utili, no? Certo. Allora... Life Orb ovviamente lo conosciamo, il solito Charizard fa danni assurdi. Urdi, però il problema è che senza dopo lo ridico per chi non c'era. Cosa? Perché c'era P2 e non Grimmsnarl. Ah, ok. Il fatto appunto di Charizard Life Orb è che non avendo Grimmsnarl, quindi non avendo gli schermi, comunque è difficile metterti lì e svapare a caso. Infatti Charizard addirittura tipo contro i Veltal, io non lido Charizard, io Charizard io tipo li stallo da Dynamax e Charizard svapo nel late game. Svapa Charizard, la svapata, esatto, del drago. Esatto, la svapata del drago la fa nel late game perché appunto quella Life Orb è un po' un casino mettersi lì davanti senza avere la cosa, senza avere Grimmsnarl. Perché tipo davanti a Venusaur con Grimmsnarl puoi fare tipo Protect Trick e qua non lo fai, cioè qua non riesci a farlo. Quindi la Loom ti serve per non perdere dai Mirror con Venusaur. Perché se ti fanno Sleep Powder tu magari gli svapi, ti svegli e loro muore Venusaur. Esatto. Infatti io al mondiale Charizard l'ho messo Life Orb, però perché... Attenzione, colpo di scena. Ma sai perché? Perché ho fatto un conto e in tutti i regionali che ho giocato, tipo quindi in totale quiz più Top Cut erano tipo 33-34 round, la Lumberry non si è mai attivata. Ma questo dove è successo? In 34 round la Lumberry non si è mai attivata. io ho detto, Dio povero, lo metto live. Cioè, nel senso, piuttosto che giocarlo itemless, ho detto, Dio che lo faccio live orb. Ovviamente, sì. Dio povero, al mondiale becco il tizio con Double Weather e infatti lì in quel momento mi sono pentito di aver messo la Life Orb. E lo vedi che ha tirato Sleep Powder su Charizard. Anche perché stavo sul 3-0. No, e alla fine non ha nemmeno tirato, quello è il problema. Non ha nemmeno tirato. Però tu hai paura, non avendo la Lamberry hai paura che te lo poteva tirare. Esatto, quindi tutti i 50-50 diciamo si giocavano a favore suo. E quindi io veramente ci sono stato giorni a pensare, Dio povero, in 34 round cazzo, ma neanche una volta non si è attivata la Ma questo dove è successo? Dove è successo in 34 round? Tra Lille, Brema e Milano. Ah, tutti i regionali. Esatto, perché conta Lille, tutta la Swiss più la Top Cut fino alla finale. Brema uguale e con un round in più, 1-2, erano tipo 8 round, 9 round a Brema, più la top fino alla top 4. E Milano, no, i 9 round di Swiss, più anche la top 16 e la top 8 giocate, no? E non si è attivata nemmeno una volta. Cioè, tipo in una media... Cioè, saranno tipo 80 game e non si è attivata nemmeno una volta. No, sì, ma così è un po'... Dici, cazzo... ma queste sono cose che succedono anche a me, eh?
quando vedo che uno strumento, cioè quando vedo che una cosa dici cazzo non serve mai, cioè non serve, che cazzo la uso a fare se poi non si attiva mai, e poi vieni fregato, e poi vieni fregato proprio così, vieni fregato, cioè, è proprio una merda. Infatti, cioè, allora, ecco, l'unica cosa che secondo me ho sbagliato del team è che se tornati indietro lascerei Charles Lambert. Anche perché alla fine ho visto anche tipo durante il mondiale avere un Lyford non mi ha cambiato più di tanto, nel senso che i match che ho vinto li avrei vinti lo stesso anche con Charles Lambert. Quindi anche quello secondo me è stato un po'... Cioè, non mi sento di dire che è stato un azzardo, perché comunque, ripeto, cioè, tu guardi la matematica, dici che no, certo, non hai azzardato, non hai azzardato. Però, infatti, prima di cambiarlo, appunto, ci ho messo 2 mesi di tempo, di pensata, insomma, di pensiero. Più anche tornei online, cose, non si è mai attivata, però tornando indietro lo lascerei, anche solo per la sicurezza di, cazzo, so che se becco quel cazzo di team lì, lo swapo e me ne fotto. Swapo. Me ne fotto swap. E infatti appunto il problema è che io stavo sul 3-0, no, al day 1, e poi ho beccato sto cazzo di tizio con double weather che se avessi avuto Charizard Lambert secondo me andavo sul 4-0 e lì mi cambiava tutta la run secondo me. No, là stavi già quasi a un passo dal day 2, insomma, 4-0. Infatti mi cambiava il mondo, mi cambiava quella cosa lì. Peccato. Infatti diciamo è il mio... Il mio più grande, diciamo, pentimento. Anche perché poi da lì ho ricominciato a rimucinare. Perché comunque dal 3-0, quando ti becchi la prima sconfitta, perché per un, diciamo, una cosa che ti senti un tuo errore in fase di team building, insomma, di preparazione, cioè comunque dopo ti viene un po' di... cioè che ti incazzi un po', dici, io potevo lasciarlo così. E infatti poi da lì ho cominciato a giocare male. Ma è successo anche a me in realtà, al mondiale 2019 quando sul 3-0 ho preso Jamie Boyd, lì non c'erano cose mie sbagliate, era semplicemente Jamie Boyd che mi ha destabilizzato il cervello e poi ho perso proprio la concentrazione, quello è il senso a me. Poi vabbè contro lasciando perdere poi contro Shoma, perché guarda cosa imbarazzante. Com'è? Shoma giocava, che giocava Shoma? Mi ricordo giocava un team strano, giocava. No, ma giocavo Team Star, ma di qui, però io appunto perché avevo un Porygon, avevo un buon matchup. Insomma, giocava Dialga, Zacian, Landorus. Dialga Zacian giocava, è vero. Esatto, Dialga Zacian con Landorus e Spent. Meowstic con Schermi. Meowstic, è vero, me l'avevano raccontato. Con Schermi, e non mi ricordo che cazzo, tipo Fake Out e tanto, adesso non mi ricordo che cazzo aveva. Sai che non mi ricordo neanche chi sono gli altri, che mi portava questi alla fine. Ecco, Ferrothorn, che ovviamente contro di me. Sì. Ferrothorn contro di te, no, sì, non fa molto. Esatto, e poi un altro che non ricordo nemmeno chi fosse. Però sono sicuro che non era Inci, era un altro che non sapevo chi fosse. Non c'è mai ti aveva crittato, mi pare. Porca madonna, allora, io adesso ti racconto questa best 3 perché così, cioè, nel senso, perché c'è stato lo sculo, ma c'è stato anche, diciamo, l'errore da parte mia. Ok. Che nonostante lo sculo, vincevo, cioè, avrei vinto lo stesso la best of 3 perché la sculata è venuta a game 1. Sì. No? Praticamente, io avevo fatto Ichi Venusaur con dietro Porygon e Groudon, senza Lunala. E lui mi aveva dato Landorus Zacian mi aveva dato. Ho detto vabbè, lui Landorus non lo maxa perché ho visto la White Herb, io non sapevo che era Choice Band ancora, ma ho detto non lo maxa perché quando vedi la cosa da White Herb che non parte, di solito non lo maxano mai, però, perché sennò maxano meno uno. Okay. E allora ho detto sti cazzi, ho detto io faccio Fake Out e Vine Lash tutto su Landorus, cioè Fake Out su Zacian e Vine Lash su Landorus, no? Che comunque anche se entra di alga dietro non prende un cazzo di danni, però intanto si prende i dot da piccolino. No, quello comunque si prende, considerando, vabbè, Vine Lash è diviso 4, però più il dot si prenderà un 30% in totale, non lo so, più o meno. Sì. Circa un 30, infatti comunque ho detto me, anche se lo fa così mi va bene, cioè mi va bene comunque. Sì. Ho fatto Fake Out su Zacian, è rimasto fermo, e ha fatto Protect. Vine Lash è partito prima di Landorus, no? E quindi Landorus, che era secondo me
quello che lui non si aspettava, siccome mai Lashley si aspettava qualcos'altro, non so, ma era, diciamo, secondo me la sua Dynamax designata, perché comunque c'è Dialga, ok, non puoi maxare, ma Porygon ti fa un Ring Impulse e sei fottuto, e si è preso mai Lash subito, quindi 80% sulla sua Dynamax. Si è fatto sto cazzo di cosa, ha fatto U-turn, e lì ho detto, vabbè, con Landorus. Esatto, quindi ho detto, a V non è perché si è preso troppi danni. E ha fatto un macello di danni anche a meno uno con YouTube, ho detto questo ce lo spend. Ah, è bello. Poi, esatto. Poi da lì è entrato tipo con Gnostic, ha cominciato a fare cose. Comunque diciamo la partita era stata abbastanza decisa da quel turno 1, perché lui non aveva fondamentalmente più Dynamax. Anche perché mi pare gli avessi copiato Prankster con Porygon su... Però scusami, era più lento di Venusaur, quindi c'era, cioè, era... Perché lui ha fatto, scusa, ha preso Valash e poi ha fatto U-turn. Quindi vuol dire, esatto, che era più lento di Venusaur senza sole. Esatto. Quindi vuol dire che era Choice Band, ma era lento. Cioè, non era max speed, sicuramente. No, sarebbe stato Adamant, credo. Perché faceva una marea di danni. Adamant sarà stato Adamant, perché arriva a 143, se non sbaglio, Adamant. Esatto, sì, 143. Quindi secondo me era Adamant. Sì. E però, diciamo, avendogli preso quel turno 1, la partita messa bene. E praticamente gli ammazzo tutti, e lui tra l'altro non aveva nemmeno maxato fino a quel punto, perché aveva gli altri, che chi erano? Meostic e Zacian, uno che è una merda e l'altro che non può maxare. Sì. E quindi praticamente erano tutti morti, lui aveva solo Dialga a metà vita, e io avevo Inci full vita e Porygon 2 full vita con Prankster, no? Ho detto, Dio povero, ho vinto, no? Dio che... Ah, aspetta, Porygon 2 ha copiato Prankster? Sì, perché sì. Quando cioè, tipo io in quel turno lì che lui aveva Zacian e coso, dopo lo U-turn è entrato con Meostic, io ho tolto subito Inci per buttare Meostic e per buttare Porygon, ho detto se copio Prankster lo sono messo bene, no? Anche se non copio Prankster va bene lo stesso, perché comunque Zacian era intimidito e Sacred Sword non mi faceva tanto, che tra l'altro non l'ha neanche fatto, l'ha tolto perché appunto si rischiava Switching Road o Max Flare che moriva dopo il Dota, no? Certo, e quindi ho detto, sì. Beh, io butto Porygon che è abbastanza safe, tiro la My Lash per fare subito danni anche a sinistra su Meostic, tanto Zacian poi in late game con Inci, Groudon, con Porygon lo gestisco tranquillamente, finché ho Inci e Groudon vivi. Arriviamo al punto in cui ho Porygon full vita e Inci full vita, Porygon con Prankster, lui con Dialga a metà vita a meno 4, a meno 2 si prende un altro Reimpulse, mi tira Max Quake su Inci e lo critta. E muore, ovviamente, perché lei forte. Morto, però ho detto, vabbè, c'ho ancora Porygon, l'uno contro uno. Dio cane. Tira Max Whirlwind il turno dopo e critta anche Porygon, morto Porygon. Porco due. Però me lo immagino pure che ha cominciato a esultare conoscendo Shoma. Sì, era un po' così. Poi, boh, alla fine della Best of Three, poi alla fine era tutta, sorry, però io volevo dirgli, vai a cagare, esatto, sì. Allora prima esulti, poi dici sorry. Allora non esultare, vuol dire sorry, cazzo. Sì. Allora, boh, vabbè, comunque, fatto sta che Game 1 va così e già lì comincio, dopo ti incazzi, no? Perdi la testa. Cioè, già ero che pensavo ancora a quel cazzo di challenge a Lumberry, che se l'avessi avuto Lumberry non sarei neanche stato lì, perché sarei stato, magari non avrei perso contro il tizio di prima. E poi appunto, cioè, dopo che uno ti scura in questo modo, ho un game vinto, certo, partire sì. 0-1, che era 1-0, un po' ti incazzi. Comunque vabbè, game 2, diciamo, lui cambia lead, gliela straprendo, perché gli ho dato Groudon, Porygon 2, e lui non ha portato Landorus. Lui mi immagino ha dato con Dialga, o Zassi, cioè, che cazzo gli ha dato al game 2? Gli ha dato Meostic Dialga. Mi immaginavo Dialga. Però, tipo, gli ho copiato Prankster subito e non mi ha più fatto danni e praticamente ho vinto con la lead. E non ti ha crittato di nuovo? No, non mi ha crittato stavolta, meno okay. male. Ecco. Okay. Poi invece a game 3 lui, diciamo, aveva capito un po' come fare, se l'è giocata anche abbastanza, se l'è giocata bene, comunque non c'ha molto negativo, ha fatto tante hard predict, aveva diventato tipo l'Andorus di Alga, con sì. Zacian e Ostic. Che cazzo lo portava a fare per fare gli schermi? Schermi e taunt su Porygon. Ah, taunt su Porygon, ok. C'è la taunt. Il fatto è che comunque, cioè, Groudon più veloce, tu fai una Max Quake, comunque Dialga non ti fa più, cioè ti deve tipo triplare Porygon per ammazzarlo. Sì, e in più se nel mentre gli ammazzi
gli ammazzi Meostic, comincia a prendere spusti quelli che... lui, c'ha, cioè, lui senza, però senza Landrus perdeva da Groudon, eh. E infatti lui a game 2, lui ha perso malissimo, cioè lui ha perso il lead da Groudon Porygon. Sì, 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 perché come cazzo lo fermi Groudon senza Landrus? Con... Ma Dialga era più lento del tuo Groudon? Sì. Ah, quindi c'è proprio... Cioè... E infatti, lui non poteva, cioè, crittando di nuovo, sennò non poteva battere Porygon Groudon. Sì, cioè, sì. Io anche se mi prendevo i drop di Dragon e mi sbattevo il cazzo, perché tanto mi bastava boostare Porygon, e poi vincevo da solo. Gli avevo pure ricopiato Prankster, sì, sì. E quindi ero messo bene, infatti 1-1, vabbè. E poi, però, comunque, cioè, nel senso, ho vinto perché lui era. Che lui ha fatto un... non ha portato Landrus a caso. Ho vinto così bene. Ma. E il fatto, però, era comunque era ancora incazzato. No? Ho detto, povero. Che Game 3 neanche non ci sarebbe stato, no? Se avessi vinto Game 1, che certo. Mi curava. E praticamente, a Game 3. Ho fatto anche un paio di errorini, tipo ho buttato inizio a morire quando non serviva l'ultimo turno di Trickroom, che se lo tenevo fake out e rimettevo Trickroom. Ho fatto un paio di errorini, che però avrei vinto lo stesso, solo che ero talmente, diciamo, perso la concentrazione che non mi ero accorto che lui aveva 5 secondi del suo timer personale. Ah, cazzo. Quindi invece di fare tipo l'ultimo turno con recover con Porygon, che avrei vinto sicuramente... Sì, sì. Ho fatto tipo un full play a caso e quindi ho detto tanto ho perso e quindi l'ho buttata così, diciamo, perché avevo da fare recover. Se facevo recover praticamente quel turno avevo vinto, perché cazzo. Lui finiva il timer. Invece tutto incazzato per il game 1, ho perso la concentrazione, la cosa di Charizard, Lumberle e Forb. Ho fatto un full play a caso, ho detto qua fa una mossa a caso, tanto è persa. Però se tu facevi recover la partita andava avanti e lui finiva il tempo. Esatto, avevo vinto. Anche perché lui aveva Zacian intimidito, quindi non era più 0, non era più 1. E a Porygon... Cazzo, Giulio, cazzo. Nemmeno doppiando mi faceva 50%. E tu andavi 4-1 se vincevi quella? Andavo 5-2, ero già 4-2 perché avevo già... perso okay, un'altra okay. Avevo già persa. Però quella l'avevo persa, mi sono travisato. Grazie, cioè, Val, così. Grazie mille già, Val, che ti ama Val, Giulio. L'amo anch'io. Va bene. Grazie mille. No, niente, insomma, quella che prima l'ho persa, ma ci poteva stare, comunque ero matchup, cioè ho missato Sleep Powder, però era un matchup difficile. E poi a Game 3 Groudon ha missato 2 Stone Edge di fila e una spada single target. Ah, quindi tu sei uscito fuori? Io ero 3-0, 3-1, poi 3-2 praticamente. Io sì, sono uscito da Shoma. Porca miseria. Shoma, scusa, che quando è successa sta Lost contro Shoma? Su quanto stavi? 4-2? 4-2. 4-2 stavi. 4-2 e mancavano 2 round, giusto? Esatto, quindi cioè, diciamo se vincevo andavo a giocarmi Win and In. Ah, tendevo a giocare Win and In se vincevi, ok. Shoma ha fatto dei 2 alla fine, non mi ricordo. Shoma mi pare di sì. Però certo che uscire fuori così con sta partita dove ti vieni crittato 2 volte game 1, cioè con Dialga a meno 4 tra l'altro, e game 3, porca miseria, perché cioè, non hai fatto caso al timer dell'avversario alla fine proprio di 5 secondi, è brutto. Cioè è brutto, posso immaginare. Però nel senso, posso anche incazzarmi per i crit, però poi penso che se fossi stato più attento, avessi tenuto la concentrazione, alla fine avrei vinto lo stesso nonostante tutto. Sì. E quindi alla fine c'è una cosa anche di... c'è un insegnamento anche per il futuro. Questo sicuramente è giusto. Poi io mi ricordo che quel giorno eri un po' impresa male, però poi ti sei riacchiappato poi i giorni sì. Dopo. Cioè, ti ho visto già tutto bello arzillo poi. Sì, boh, diciamo che comunque, nel senso, l'ho presa tra virgolette bene, perché appunto cioè, le 3 sconfitte erano una contro il tizio di Able Weather, che era colpa mia, perché alla fine se io lasciavo Charizard, cioè lui ha vinto i 50-50, ma se io lasciavo Charizard Lumberry non dovevo nemmeno giocarli e avrei, cioè, quindi è colpa di una scelta mia. Contro Shoma, nonostante la sculata, comunque se mantenevo la concentrazione, stavo più attento, vincevo lo stesso, quindi nel senso posso dire che ho perso la best of 3 comunque per colpa mia. Certo. Vabbè, l'altra sconfitta è Groudon. Di Okanedo Groudon ha missato a game 3 2 Stone Edge di fila su Tundurus,
gigante a metà vita, quindi moriva a più zero, e una spada single target su Kyogre, ed è tutto di fila. Però vabbè, Groudon ci sta, nel senso, cioè, sì, questo vabbè, cioè, l'unico match che forse, cioè, il matchup era brutto e ho avuto un po' di sfortuna, quindi ci sta a perderlo. Gli altri due però, nel senso, era colpa mia, cioè, nel senso, se io fossi stato più attento e avessi mantenuto lo stile come era, quei due matchup li vincevo tranquillamente, insomma. Invece no, sì. Ho sbagliato. Beh, comunque, cioè, nel senso, ci sta, perché il primo, cioè, comunque il primo mondiale, sono, cioè, appunto, lezioni per il futuro, per la volta prossima. Ecco, anche perché, cioè, io ero molto contento anche di giocare il mondiale, perché comunque, cioè, credevo di avere le potenzialità per fare comunque quantomeno dei due, insomma. Dei due o anche qualcosina in più. Però comunque ti rendi, quando sei là, poi ti rendi conto che è un torneo un po' diverso dagli altri. No, insomma, il mondiale è sempre diverso, è sempre strano il mondiale, Giulio. È sempre un torneo particolare, molto particolare, sia da vivere che da giocare. C'è un'aura più potente, cioè, nel senso, più tosta, ok? Cioè, non è proprio. Non è che si affronta come tutti gli altri tornei, ok? Che vai lì, capito? Fai la tua. Le tue run, il tuo matchup e tutto. Cioè, c'è sempre qualcosa che succede al mondiale. Cioè, è sempre diverso. Cioè, non so come spiegartelo di preciso, ok? Cioè, è sempre un torneo a parte rispetto a tutti gli altri. Sì, sì, ma più che altro anche. Cioè, tipo, il fatto è che anche tipo un regionale. Cioè, magari se non lo vinci o non lo topi, poi sai, vai lì, prendi punti, ti fa brodo per, cioè, alla fine il mondiale non è che vai lì come a un internazionale o regionale per fare CP, cioè, Dio, che lì vai lì per provare a vincere, insomma, far meglio possibile, e quindi hai tipo una pressione, cioè, anche per, magari per uno che non l'ha mai giocato, una pressione un po' diversa, come dire. No, certo. E poi dipende anche dalle aspettative che hai, perché magari, cioè, tipo, io avevo aspettative alte comunque su un risultato, perché comunque la stagione in generale è stata molto buona. Certo. E poi quando hai paura di non poterlo fare, secondo me invece, cioè, è lì che ti frega, secondo me, un po' quella cosa, no? Quella pressione, quell'ansia, insomma. E mola, questa stagione che viene, come te la immagini, come te la vuoi giocare bene? Cioè, vuoi puntare a prendere dei due per Yokohama? Cioè, com'è il tuo plan? Allora, il mio plan è puntare a prendere le due per Yokohama. Beh, anche perché posso anche approfittare, perché io sono il paid per il primo internazionale, no? Ah, è vero. Che non è quello in Brasile, però. Non sarà quello in Brasile. Che non sarà quello. Quindi in Brasile, sei pure rotto in culo, sei. Perché sei pure sculato, perché invece di andare in quella cazzo di Brasile vai in Australia, vai. Cioè, vado in Australia. Vai in Australia, esatto. Giulio, usami, voglio essere l'accompagnatore e voglio essere il bambino. Cioè, la bambina, cioè. Cioè, in realtà tu devi essere il bambino, io l'accompagnatore. Io il bambino. Sì, esatto, sì. Ecco, quindi appunto voglio sfruttare questa possibilità, appunto, di questo paid, che comunque, cioè, penso di esserlo guadagnato in generale per la stagione, e poi, diciamo, in generale, la possibilità di fare magari i regionali che durano solo il weekend ce l'ho, perché comunque io lavoro da lunedì al venerdì, faccio orari d'ufficio, quindi come ho fatto anche per Lille, per Brema, posso partire il venerdì sera, tornare la domenica sera, sì, sì. Quindi riesco a giocarmeli, insomma, per una volta al mese da fare. No, certo, voglio puntare alle due e gasare, ecco. No, sì, sì, ci sta a puntare le due per Yokohama. Pure io vorrei puntare. Anzi, io devo puntare le due per Yokohama. Cioè, nel senso, devo puntare le due per Yokohama sicuramente. Non sarà facile, perché, come ogni cazzo di stagione, dovrò partire con 0 CP quando ci stanno quelli dell'Open che hanno già i CP. Quindi ogni volta dovrò sempre fare risultati migliori degli altri, come al solito, per prendere sto benedetto dei due. Però sono tre stagioni di fila che prendo dei due per il mondiale, quindi direi che posso farlo anche stavolta. Poi bisogna vedere come mi adatto al metagame nuovo, però ogni anno mi sono adattato al metagame nuovo, quindi nuova meccanica, anche se mi ricordo in 17 ci fu un inizio un po' rocambolesco, sì. con i giochi nuovi. Quindi, però l'ho presa anche con un'altra filosofia quell'anno, quindi c'è una filosofia più allentata. Quest'anno invece, col mondiale in Giappone, io voglio, cioè,
voglio, esatto, voglio spaccare il culo a tutti. Esatto. Sì, per forza, spacchiamo, maestro. Poi non so cosa succederà dentro quella regione, quei Pokémon che cambiano typing. Tu, ecco, a proposito di questo, tu come te lo immagini? Allora, secondo me, a parte, se partiamo dal presupposto che secondo me è tipo impossibile far peggio della Dynamax come meccanica. Sì, anche secondo me. Bloccata. Quindi peggio di così, diciamo che non potrà essere. Allora, ci sono da vedere un paio di cose, però in generale, secondo me, le potenzialità per essere un formato sano potrebbe averle, perché appunto nel senso, non mi ricordo se era forse anche sul tuo gruppo Telegram che ho fatto questo esempio, dico io Tyranitar magari, cioè comunque in generale a me potrebbe piacere, perché con il mio playstyle potrebbe adattarsi bene, perché magari c'hai un Tyranitar, no? Uno che magari cerca di giocare più offensivo dice, beh, io come batto Tyranitar? Gli tiro close combat e lo ammazzo, no? Okay. Se tu hai paura che diventa di tipo spettro, tipo io me ne sbatto, perché hai detto, io Tyranitar non gli voglio fare close combat, io voglio fargli Will-O-Wisp e che stai lì a non far danni. Cioè, grazie Jude, dopo aver cacciato 5 sub, si giustamente rinnova anche la sua. Grazie mille Jude. Numero uno. Ecco, e quindi, cioè, secondo me, se viene preso con questa filosofia, se sarà possibile farlo, ovviamente, perché adesso bisogna vedere un attimo poi la meccanica, nel senso tipo la potenza della terra mossa, perché se ti diventa una 150 ovviamente cambia tutto, cioè bisogna vedere un po' di fattori. Però in generale, perché bisogna vedere tipo la terra mossa dello stesso typing è come se fosse una doppia stab, cioè quindi è potenziata. Poi bisogna vedere la mossa, quella che cambia typing, tipo introforza, proprio Terra Blast si chiama, mi pare. Terra Blast, sì. Sì. Ecco, quindi ci sono più cose da valutare, però secondo me in linea di massima la potenzialità per essere, diciamo, abbastanza sano come formato, come metagame, secondo me ci può essere. Ecco, perché la gente, secondo me, ovviamente è una speranza la mia. Anche perché se fosse così, la gente dovrebbe imparare a giocare invece che cliccare le stab a caso, a leggere super efficace e tirare la mossa. No, certo. Ma comunque sicuramente sarà un metagame di Pokémon piccoli. Questo ne possiamo essere certi. Io sono contento perché secondo me si tornerà a giocare a Pokémon più per quello che è Pokémon, ovvero con team costruiti dove c'è strumenti di riposizionamento, i fake out, le cose, anche se abbiamo visto che hanno fatto qualche strumentino tipo il mantello lì che blocca fake out. Tu a proposito di quello che pensi di quello strumento là? Cioè è uno strumento che blocca gli effetti secondari delle mosse, quindi oltre a fake out anche lo sculo, che ne so, tipo Ice Beam Freeze non lo puoi prendere con Rock Slash, Flinch non te lo puoi prendere con ti serviva contro Wolf Click al torneo? contro Wolfy serviva pure un altro che bloccava i crit contro Shawn. I campioni del mondo mi sculano, cioè è incredibile. Vabbè, comunque no, diciamo che secondo me potrebbe anche non essere male. L'unica cosa che è un po' una merda è il fatto di fake out, nel senso che secondo me tipo ci dovrebbero essere, va bene lo strumento ma magari con delle eccezioni, perché cazzo, bruciapelo, oppure tipo fare, non so, tipo magari non su fake out, ma tipo non so, fake out tipo più 3 di priorità, tipo le mosse che hanno tot priorità ti possono fare lo stesso gli effetti secondari, robe così, insomma, in modo che tipo mosse come fake out possono essere. Beh, è uno strumento che non ti fa flinciare, comunque. Che non ti fa prendere fake out. La cosa brutta è se lo scopri male, ecco. Infatti, un'altra cosa di cui si era parlato, non mi ricordo in che gruppo, era anche il fatto che, come è successo anche in serie 10, qua, diciamo, anche se non c'erano più le Dynamax, che tanti tornei si sono giocati a liste aperte, no? Sì. Secondo me tipo le liste aperte in generale nel gioco possono solo che portare, diciamo, del miglioramento. Cioè, a me in generale è sempre piaciuto giocare anche con i Pokémon piccoli, per quando si è potuto in serie 10 è sempre piaciuto di più giocare a liste aperte rispetto alle liste chiuse, più che altro perché appunto ci sono tutte queste nuove cose sbroccate, perché nel senso Pokémon è un gioco, cazzo, fake, cioè, tipo il fare fake out è una base nel VGC, e già, certo, il fatto che tu non sai se lo puoi fare turno 1, secondo me è un po' una merda.
Ecco, però appunto con le liste aperte secondo me si andrebbe un po' a ovviare questo problema. È vero che forse premeresti di meno, diciamo magari il team building, perché magari giocare a liste aperte contro di uno, tu sai già quello che vuole, cioè quello che può fare. Sì, ci sono dei pro e dei contro, ecco. Però non lo so, cioè secondo me quell'oggetto lì è un po' una merda, ecco. Per il resto mi sembra abbastanza gradevole. No, vabbè, vabbè. È anche vero che siamo abituati a un cazzo di formato adesso, esatto, negli ultimi 3 anni, dove tu fai fake out e perdi la partita e non solo ti va vuoto, ma ti arriva una 130 stato, esatto, e ti aumenta, esatto, le statistiche. Quindi, nel senso, comunque non potrà essere peggio di così. Ecco, beh, comunque quello è uno strumento che tu devi mettere su un Pokémon. Comunque, non è, esatto, che tutti i Pokémon, è uno strumento che tu comunque vuol dire che stai sacrificando magari un Assault Vest, una Life Orb, una Scarf, comunque un choice item oppure una bacca o una sash per mettere uno strumento per non prenderti comunque il flinch, esatto, il freakout. Quindi comunque tu stai sacrificando qualcosa per avere quella cosa determinata su quel Pokémon. Diciamo che è uno strumento che potrebbe essere utile magari su qualche prankster, tipo, che cazzo ne so, ti faccio l'esempio di Grimmsnarl che non si prende freakout, o ti faccio l'esempio, ci starei che ti ama Giulio in chat, anch'io. E, tipo per esempio su prankster come Tornadus o Grimmsnarl è uno strumento comodo, perché non poter fare fake out su Grimmsnarl o Tornadus potrebbe essere comodo. Anche su Grimmsnarl un po' di meno, perché dici magari lo preferisci Let Clay o qualcosa per trickare, capito? Però per esempio Tornadus che non si prende fake out e può mettere Tailwind sempre turno 1, quello potrebbe essere una cosa figa, per esempio. Tanto Tornadus, sì, alla fine c'è sempre degli strumenti di merda, eh. O ci metti la Sash o ci metti qualche bacca, la mentale herb, c'è sempre un po' di strumenti del cazzo Tornadus, quindi alla fine uno strumento per esempio Tornadus che non si prende fake out e fa tailwind, quindi sarebbe una cosa carina. Oppure che ne so, Among Us in sto formato sono tutti strumenti del cazzo. Immaginati un Among Us che non si prende fake out e che turno 1 tu non gli puoi fare fake out e quello ti tira la spora o ti fa rage powder, cioè magari se tu gli fai fake out e quello ti fa comunque rage powder, capito? Cioè su Pokémon infatti... così potrebbe essere interessante, capito? Sì, infatti sono anche, comunque anche sull'uso sarà un po' limitato, insomma, cioè non è che mi aspetto di vederla su qualsiasi Pokémon. No, secondo me ci sta, è uno strumento che, allora, o lo metti su Pokémon lenti per non prendersi Rock Slide Flinch, tipo Setter di Trick Room, una roba del genere, o comunque su Pokémon che tu vuoi fare delle mosse senza prenderti fake out turno 1, cioè tipo Among Us che tu vuoi tirare spora senza rischiarti fake out. Cioè, che non ti puoi prendere fake out, ci sta, tipo Among Us ci sta con quello strumento, cazzo, non si prende fake out e tu gli tiri spora, cioè comunque... ci sta secondo me. Pokémon del genere, tipo di Pokémon di supporto che magari devono fare delle mosse per forza, vogliono fare senza dover prendersi il fake out magari, cioè sì, può sì, starci, no, ecco. ci può stare. Che poi l'unica una cosa che non ho capito, cioè comunque non ho letto, non so se l'hanno detto, ma la speed rimane dinamica come allora, io penso che rimarrà dinamica, Giulio, perché di solito queste cose qua sono cambiamenti grossi quando li fanno, e quando li fanno per un po', cioè rimangono per un po'. Cioè secondo me rimarrà dinamica perché cioè è un cambiamento che hanno fatto su Spada e Scudo e loro hanno deciso proprio di voler cambiare una meccanica di gioco, ok? In generale. E questa la speed prima di Spada e Scudo non era mai stata dinamica, quindi se l'hanno deciso di cambiare secondo me non è solo per Spada e Scudo, ma è per tanto tempo, ok? Se non per sempre, finché esistono i Pokémon, capito? Quindi certo. Secondo me rimane nella speed dinamica. Rimane. Ma secondo me ci sta. La speed dinamica ci sta perché aumenta, diciamo, la componente pure strategica del turno. Comunque, cioè, la speed dinamica ci sta, Cioè, perché tu devi essere pronto subito a contrastare eventuali combo Icy Wind, Tailwind, cose del genere, Electroweb che cambiano l'ordine della velocità. No, ma infatti condivido questo. Cioè, per me Mangius rimane dinamico, mi piace di più. Anch'io, Ray, non ho letto il messaggio. I love you. Mamma mia, ragazzi, qua English perfetto, allora. No, comunque sì, sarà sicuramente molto interessante. Io non te lo nascondo che non vedo proprio l'ora che escono i giochi nuovi. Cioè, sono proprio... Anche perché adesso siamo in una fase dove anche per me che faccio Twitch, le live e così, è una fase un po' complicata per me, perché comunque... a parte questi team report che ho fatto con Daniele, con Giude e con te oggi, cioè non è facile capire adesso cosa fare in questi mesi finché non esce il gioco, capito? Perché vedo che ci stanno un po' di formati, la gente gioca, cioè la gente vedo che gioca un po' di serie 13,
vedo alcuni che giocano la Spike Mut Cup, che tu non so come la valuti, la sarebbe tipo la serie 9 senza Dynamax o la serie 7 guarda, senza Dynamax. Sì, ho fatto, guarda, ci ho fatto qualche partita, qualche best of 3. Non saprei ancora giudicarla. Il fatto è che appunto in formati dove non c'è una ladder o qualcosa è difficile. Però adesso dicono che su Showdown la mettono. E in più stanno organizzando gare online, anche Victory Road mi sa che stava organizzando gare online, tornei in Spike Mode Cup. Quindi secondo me forse è un po' presto per valutarla. Però sicuramente, cioè, così ad occhio, secondo me sicuramente ha più potenziale della serie 13. La serie 13 purtroppo secondo me è troppa roba, cioè, a me non piace perché quando diventa troppo si crea un macello totale. Però diciamo che diciamo è un momento un po' confusionario. Io non so bene che cazzo fare, cioè, nel senso, non so se io adesso dovrei fare una live di building, per esempio, se volessi fare una live di building non saprei in cosa dovrei buildare, capito? Cioè, diciamo che sto un po' confuso in questo periodo, finché non escono i giochi nuovi sono abbastanza confuso. Magari bisogna trovarmi dei tornei da fare, ogni tanto mi faccio dei tornei, non so in che formato, perché dovrei anche buildare un team. Hanno messo oggi la ladder della Spike, molto dicono. Ah, ecco, quindi adesso vedremo. Ecco, diciamo che se io volessi adesso, su tutta la roba che gira, concentrarmi su un formato che magari voglio giochicchiarci così per tenere in allenamento, io giocherei la Spike Mode. Sì, perché è senza Dynamax, quindi giochi con i Pokémon piccoli. È senza Dynamax, in generale, dico, ho fatto qualche partita e non mi dispiace troppo. Adesso ovviamente poi bisogna vedere come si evolve il meta, perché comunque se ci sono cose sbroccate, poi questo dobbiamo ancora capirlo. Comunque se tu giochi con i Pokémon piccoli e giochi tipo con un Shifu, cioè, quindi non lo so, quindi cioè, sono cose che bisogna capire. Però in generale secondo me ha più potenziale quello rispetto agli altri formati che ci sono, cioè che stanno girando, ecco. Sì, sì, vabbè, magari mi faccio una ladderata, poi mi faccio una ladderatina così in Spike Mut Cup, su Showdown visto che hanno messo la ladder. Almeno vedo un attimino se mi piace, se è una roba che mi ci metterei per fare un torneo, capito? Che poi a me di fare un torneo, cioè a me, io odio perdere, Giulio, io odio proprio perdere, quindi mettermi a fare un torneo e prendere pizze perché magari mi ci scrivo senza aver testato un cazzo e poi sbrocco, perché mi conosco, io poi sbrocco. Ti capisco, quindi, io sono uguale. Infatti. Io sbrocco, quindi se gioco un torneo devo almeno sapere come funziona il meta e il team che gioco devo essermelo comunque, cioè, costruito con un attimo di calma, non preso così in fretta e furia. L'ho fatto al torneo in Ultra Series di prendere il team in fretta e furia da Daniele, che mi ha dato un team che aveva fatto 5-1 di prima del torneo, e ho fatto top 8, quindi vabbè. E, tra l'altro ho perso perché mi ha sculato Dave Cognetta al game 3 in top 8, se no capaci pure che andavo a vincere quel torneo. Danox, grazie mille per il decimo mese, un bacione bello mio. Comunque, a parte questo, Giulio, a me mi ha fatto un immenso piacere oggi averti qua in live. Il team l'abbiamo penso raccontato alla grande, comunque siamo andati a vedere tutti i Pokémon nei dettagli, cioè abbiamo parlato di tutti quanti i Pokémon, abbiamo raccontato le run più o meno, le run quelle regionali, comunque le run, la run di Francoforte, cioè diciamo i momenti topici, ecco, i momenti più importanti. È quello che è successo anche del mondiale, anche è anche mondiale. Del mondiale, anche i momenti topici del mondiale, è stato sicuramente molto figo. Poi a me quando ti porto in live sono sempre contento, quando riesco a farti venire in live, perché comunque siamo amici, c'è una bella amicizia, comunque siamo molto in simpatia, quindi c'è sempre diciamo è sempre un piacere quando vieni qua, quando vieni qua. La prossima volta organizziamo una live in inglese. Ok, allora, Giulia, ma tu ti sei rovinato con le tue stesse mani, cioè io te lo dico, la prossima volta, ok, la prossima volta ti contatto e ti dico facciamo un international live. International live, dobbiamo parlare solo in inglese, parliamo solo in che disastro. Parliamo in inglese. Comunque, ragazzoni miei, io spero che vi è piaciuto avere Giulio oggi ospite qua in live. È stato veramente molto divertente per me. Io lo adoro, ragazzi. Giulio, lo adoro. La campione internazionale. Esatto, sì, ci si intende. Vediamo se ci si. Ciao Didi, vediamo se ci si intenderà anche in inglese, Giulio. Facciamo live in inglese, vediamo se ci intendiamo. Secondo me ci intendiamo.
inglese non ci intendiamo neanche con noi stessi. E quindi niente ragazzi, spero che abbiate, vi siete divertiti anche voi a sentire Giulio chiacchierare, cioè questa nostra chiacchierata con Giulio, parlando del suo team, parlando delle run, di come, dei matchup, parlando anche della, di quello, diciamo, sfumature sul, sul nuovo gioco, ecco. Io spero che vi sia stato tutto di vostro gradimento. Io ragazzi, ora vi saluto, vi auguro buona serata e noi ci rivediamo in live nei prossimi giorni sicuramente. Vi ho sentito in macchina, grande, di grande, grande. Sicuramente domani penso di andare in live, quindi ragazzi ci rivediamo in questi giorni, ci rivediamo sicuramente con le live, anche perché voglio capire bene cosa fare con Pokémon in questo momento, prima che esce Scarlatte e Violetto. Voglio un attimo capire la direzione da prendere, potrei fare Nuzlocke visto che non, o potrei mettermi un attimo con la Spike Mood Cup, però c'è anche un'altra idea su cui si potrebbe costruire un format, ma che vi sarà detta a tempo debito, che sarà chiaramente messa in pratica prima dell'uscita di Scarlatto e Violetto. Detto questo ragazzi, io vi auguro una buona serata a tutti e ci vediamo penso domani. Comunque ciao ragazzi, ciao Giulio, è stato un piacere per averti in live, ciao a tutti ragazzi, buona ciao serata a tutti, ragazzi.